Siamo qui nello studio dell'avvocato Gian Diego Gatta, vicepresidente del Consiglio regionale, esponente di spicco di Forza Italia, a parlare del treno tram. Sapete tutti quanti che il Tremotran è stato abolito, il progetto è stato abolito da qualche giorno. Ha parlato l'assessore ai trasporti, l'avvocato Giannini della Regione Puglia, quindi la Regione ha inteso dire addio al progetto Tremotram, su cui in tanti si erano espressi. Tante sono le notizie che è possibile leggere sui social, sui quotidiani. Facciamo due chiacchiere con Gian Diego Gatta. Ciao Gian Diego. Ciao, buonasera a tutti. Allora Gian Diego, si dice che nemo profetis in domo propria, in realtà hai smentito questo detto e sei stato profeta, poiché diciamo nel 2018 hai rilasciato una intervista a Stato Quotidiano nella quale hai messo in guardia, ritenendo questo progetto probabilmente l'ennesima cattedrale nel deserto. Hai avuto ragione? Purtroppo sì. Avrei preferito non essere Cassandra, anche Cassandra non fu creduta e Troia fu incendiata. Io spesso mi auguro di avere torto quando lancio degli allarmi, io non sono un allarmista per cultura, per formazione, per carattere, però quando le cose non mi appaiono sufficientemente chiare sin dall'inizio mi si sollevano subito dei dubbi e io amo chiarire i dubbi perché poi questi dubbi man mano prendono sempre più corpo e diventano certezze, come nel caso di specie, poi nefaste. E tutto ciò che avevo paventato nel 2018, e ti ringrazio per averlo sottolineato, quindi in epoca remota e non sospetta, ahimè, si è venuta a verificare, si è realizzata. Cioè sostanzialmente noi perdiamo un finanziamento già stanziato di 50 milioni di euro ed una spesa già effettuata di quasi 2 milioni di euro. Forse è il caso di dirlo, insomma, a chi ci seguirà, che riguarda quella realizzazione di quella stazione che si trova di fronte agli ipogei Capparelli, tanto per capirci, noi manfredoniani conosciamo benissimo quella zona, località Siponto, poco dopo la Basilica di Siponto. Beh, tutto questo pare essere destinato a rimanere la solita cattedrale nel deserto, assieme a tante altre opere incompiute che, ahimè, restano sul nostro territorio, restano nella nostra città, a dimostrazione tangibile della incapacità di programmazione, di progettazione, di vedute di una certa classe dirigente o pseudotale che, anziché investire per dotare infrastrutturalmente il nostro territorio delle opere di cui questo territorio si abbisogna, non è in grado nemmeno di capire per tempo se quell'opera sia omologabile o meno tecnicamente, perché forse è il caso di dirlo, no? La giustificazione che viene addotta per disinvestire questo finanziamento di 50 milioni di euro, che non è una lira, e che l'Italia non possa concedere un'omologa tecnica diversamente da quanto avvenga oggi per la Francia. E quindi a fronte di tutto questo noi perdiamo questi 50 milioni di euro. Quindi c'è un danno enorme perché abbiamo realizzato un'infrastruttura che è quella stazione, che tra l'altro presentava sin dall'inizio, io già all'epoca manifestai dei dubbi sulla efficacia di quella, perché è a ridosso di una strada tra l'altro anche molto pericolosa, con un'elevata densità di traffico. Tutti coloro i quali vanno verso Foggia o che vengono da Foggia percorrono quella strada, e che spesso è stata già teatro di incidenti mortali. Questa stazione non presenta tra l'altro un parcheggio adeguato per poter venire incontro alle esigenze di coloro i quali intendessero, parliamo al passato, munirsi di questo servizio, che era il treno tram che avrebbe dovuto collegare Manfredonia a Foggia e poi magari Foggia a Lucera. Quindi già c'erano dei problemi. Questa stazioncina nessuno poi l'ha vista, nessuno ha verificato che fosse realmente rispondente alle esigenze alle quali si riteneva di dover dare risposta. Poi un lasso temporale enorme, dal 2017 ad oggi, di silenzio su questa vicenda. È piombato il silenzio, e quando piomba il silenzio su una vicenda c'è sempre da preoccuparsi, perché spesso il silenzio è voluto da coloro i quali hanno capito per tempo di avere sbagliato, o che magari consapevolmente sapevano di sbagliare, ma che in quel momento storico, per ragioni di diverso genere, potevano ritenere, come dire, essere
pagabile uno spot di questo genere, cioè munire una città come Manfredonia di quasi 60.000 abitanti di un'infrastruttura bella quale può essere quella di un treno tram. Oggi ci ritroviamo a chiederci che fine faranno questi 50 milioni di euro, dove andranno, come saranno utilizzati, perché va da sé che non potranno più essere utilizzati per rendere operativa questa stazione. Quindi oltre al danno anche la beffa, inoltre 2 milioni e 300 mila euro spesi inutilmente per realizzare una stazione che non sarà mai utilizzata. Già dico, mi hanno colpito tanto le dichiarazioni rese dal segretario regionale della Fast Confsal Puglia, Vincenzo Cataneo, il quale così dichiara: non ci sono cattivi reggimenti, ma sono colonnelli incapaci al fronte e le scelte egoistiche dei generali della regione Puglia nei confronti della capitanata e dei suoi abitanti. Che cosa voleva dire? Voleva dire quello che si capisce, vale a dire che ci sono delle scelte che passano sulla testa degli abitanti della capitanata e che probabilmente ci sono dei luogotenenti di certi generali, luogotenenti in loco qui nel nostro territorio, che sono stati consenzienti rispetto a certe scelte che avrebbero meritato un maggiore approfondimento, no? Allora, delle due l'una: o si è stati troppo leggeri, quindi, perché mi sembra strano che al momento della pianificazione strategica di un piano di mobilità provinciale nessuno potesse verificare o sapesse di dover verificare se quella opera realizzanda fosse o meno omologabile. Quindi, se si è trattato di leggerezza, è una leggerezza comunque gravissima che non può essere giustificata. Se poi c'è il dolo, e cioè la consapevolezza che quell'opera fosse inutile e la si sia voluta comunque su questo territorio, allora la cosa sarebbe poi, come dire, meritevole di approfondimento da parte della Corte dei Conti, perché qualcuno dovrà rispondere alla Corte dei Conti. Un danno erariale, qui no? Si parla di sperpero di denaro pubblico. Abbiamo realizzato una stazione, adesso mi verrebbe da chiedere a qualcuno che tipo di destino, che tipo di futuro costruiamo per quella stazione. La lasceremo lì in balia dei soliti vandali e lasceremo che l'usura del tempo la cosparga di polvere, di terra, eccetera, l'ennesima opera come quel ponte famoso che avrebbe dovuto collegare il lungomare del Sole a Viale di Vittorio? No, di opere incompiute ne abbiamo parecchie. O il vecchio palazzetto dello sport, possiamo fare una lista lunghissima di opere incompiute, le cattedrali nel deserto, ne parlavo prima. E quindi delle due l'una: è assurdo dire è una punta avanzatissima infrastrutturale di un piano, di una pianificazione strategica per la quale adesso dobbiamo vedere il da farsi, perché io penso che insomma questi quesiti ci si dovesse porre prima di affrontare una spesa del genere e soprattutto di fare in modo che un piano strategico prevedesse uno stanziamento di 50 milioni di euro rispetto ai quali oggi viene da chiedersi che fine faranno. Una cosa è certa: che se ci sarà davvero amore per questo territorio, nessuno potrà e dovrà consentire che nella rivisitazione, nella ripianificazione di questa somma possa essere destinata ad altri territori rispetto a territori diversi rispetto a questo che ha subito questo scippo, perché poi di scippo si tratta, o forse meglio ancora di sperpero inutile. Adesso come vogliamo investirli? Ci sono dei progetti sul tema che siano comunque realizzabili? Il comune di Manfredonia dispone di progetti di infrastrutturazione per i quali potremmo pensare di investire questi 50 milioni? O dobbiamo cantare il De Profundis a questa somma che ormai sarebbe destinata ad andare via verso non so quali altri lembi della nostra regione? Queste sono responsabilità gravissime che io credo facciano il paio con il silenzio che è calato su questa vicenda negli ultimi due anni. E nel 2018, ti ringrazio ancora una volta per averlo sottolineato, ero una voce nel deserto, chiedevo più volte: ma cosa sarà di quella stazione? Che si dice? Nessuno parlava di questo treno tram, però tutti, come dire, le decantavano le potenzialità. Nell'immaginario collettivo c'era questa grande opera che avrebbe dovuto riqualificare sul piano della mobilità sostenibile, ambientalmente sostenibile, urbanisticamente sostenibile. Anche qui andrebbe spesa una parola. Pare
che da approfondimenti eseguiti la tratta, che avrebbe dovuto costare di 13 fermate fino a quasi a Piazza Marconi, diciamo, non avesse tenuto conto, chi aveva previsto questo progetto, del fatto che alcuni stabili siano adiacenti rispetto alla linea ferroviaria, quindi molti passeggeri non avrebbero avuto probabilmente nemmeno lo spazio materiale per poter scendere dal treno tram rispetto alle cosiddette, alle 13 stazioni che da Siponto, le 13 stazioni di fermata che da Siponto avrebbero condotto alla, diciamo, alla vecchia piazza, alla Piazza Marconi o viceversa. Tutti questi interrogativi, mi chiedo oggi, nel 2019, tutti questi interrogativi ce li siamo posti, o meglio, se li sono posti all'epoca o no? O c'è stata una pianificazione così immaginifica con i soldi dei contribuenti e oggi paghiamo lo scotto di questa leggerezza? Certamente sì, paghiamo lo scotto di questa leggerezza. In tanti si chiedono se la regione in effetti non abbia tanta sensibilità nei confronti dello sviluppo della nostra capitanata. Infatti è tanto in voga il progetto di Moldavia, un progetto che ci vorrebbe praticamente collegati al Molise, proprio perché in effetti la regione Puglia ha molta sensibilità per lo sviluppo economico ed imprenditoriale del Barese e del Leccese e del Salento, mentre ogni qualvolta si deve parlare dello sviluppo della capitanata e quindi dell'aeroporto Gino Lisa e il progetto Trenotram sorgono sempre problemi. Tu cosa ne pensi, Gianluca? E con me su questo punto sfondi una porta aperta, non tanto sulla Moldavia. Ti dico francamente che ritengo che il progetto sia irrealizzabile sotto il profilo proprio tecnico, costituzionale, tecnico, giuridico, però che le nostre doglianze, cioè le lamentele della popolazione di Capitanata rispetto ad una regione distratta che bistratta questo territorio, sono più che fondate. Ma voglio citare l'ultima: verrà chiusa di nuovo la galleria Monte Saraceno, certo, che collega Manfredonia, quindi Manfredonia Foggia, rispetto a Mattinata e al resto del Gargano. Di questa cosa nessuno sapeva nulla, l'abbiamo appresa dalla comunicazione dell'ANAS, che citava l'ordinanza in virtù della quale provvederanno di nuovo a chiudere dalle ore 19 della sera sino alle 6 della mattina seguente la galleria. Di questo nessuno sapeva nulla. È possibile che l'assessore regionale ai trasporti, che l'assessore alle infrastrutture, che il governatore della regione Puglia non sapessero di questo ennesimo schiaffo all'economia del territorio? È possibile che l'ANAS abbia atteso la vigilia della stagione estiva con copiosi flussi turistici che ormai sono pronti a riversarsi sul nostro territorio per chiudere ancora una volta una galleria che è un'opera fondamentale per rendere, come dire, più fluido il collegamento, più celere gli spostamenti? Il tutto tra l'altro penalizzando gli operatori economici, gli operatori turistici, i commercianti, i lavoratori pendolari e tutti coloro i quali operano nel nostro territorio. La regione è stata silente anche in questo caso. Non credo che vi siano casi come questi in altri lembi della nostra regione. Non ne ho notizia né del Salento, né della Valle d'Itria, né del Barese. Per quale motivo la Capitanata deve continuare a pagare questo scotto, questo prezzo così alto rispetto ad una regione che ha una visione baricentrica, non baricentrica attaccato, ma Bari intesa come capoluogo di regione, centrica, perché pare che tutto ruoti attorno a Bari e ad alcune zone note, e la Capitanata che ha dei centri di eccellenza, il Gargano che voglio dire è la punta di diamante del turismo in tutta la regione Puglia, i Monti Dauni che sono delle eccellenze paesaggistiche come poche, centri importanti come Manfredonia, San Severo, Cerignola. È possibile che noi dobbiamo continuare a subire la distrazione, l'inerzia o, non so, il dolo, come qualcuno ipotizza, della regione Puglia? L'aeroporto Gino Lisa è un altro dei casi, voglio dire, più eclatanti di questa volontà della regione Puglia di penalizzare il nostro territorio. Su questo ci dobbiamo interrogare. Ecco Gian Diego, altro problema, la chiusura, tra virgolette, la chiusura, il declassamento del nostro ospedale, altro punto dolente della nostra città, dove la Regione Puglia comunque ha adottato tutta una serie di misure giorno per giorno che hanno portato il nostro ospedale a chiudere tantissimi reparti. Oramai è rimasto soltanto il pronto soccorso, che devia tutti purtroppo coloro che hanno problemi verso San Giovanni Rotondo. È mai possibile che una città come 60.000 abitanti debba essere stata penalizzata in questi termini? Non è possibile e non deve essere possibile. Il problema è che l'ospedale di Manfredonia
e non è più nell'agenda politica di coloro i quali avrebbero dovuto prendersene cura da un pezzo, perché probabilmente se fosse stato diversamente avremmo ancora il punto nascita, avremmo potuto difendere alcuni reparti, avremmo avuto una maggior dotazione organica nei reparti di cui disponiamo, eppure abbiamo dei medici, una classe professionale di grande valore, di grande spessore, abbiamo medici, abbiamo infermieri, abbiamo operatori sanitari che sono davvero all'altezza delle situazioni che si pongono purtroppo con evidenza alla loro attenzione. Però l'ospedale di Manfredonia paga un prezzo alto per un declassamento che all'epoca fu voluto da ospedale di primo livello a ospedale di base, rispetto ad ospedali di primo livello che sono quelli di San Severo e di Cerignola. E poi giorno dopo giorno abbiamo assistito, anzi molti hanno assistito impotentemente allo sventramento graduale e sistematico delle sue potenzialità. Ci sono dei macchinari che non sono mai stati fatti funzionare come avrebbero potuto e dovuto, ci sono tante risposte che non sono state date a delle esigenze che erano state manifestate dai vertici dell'ospedale di Manfredonia alla ASL, e a queste esigenze, a queste domande non è mai stata data risposta. Ci sono delle carenze rispetto alle quali anche la classe politica, certa classe politica di Manfredonia, si è mostrata molto ma molto disattenta, e questo è un problema serio. C'è da dire anche che anche la popolazione manfredoniana non è stata poi così, come dire, solidaristica rispetto a questa esigenza. Ricordo ancora quando un gruppo di mamme manifestò a Manfredonia, ci fu un corteo per la difesa del punto nascita, quindi per consentire che i bambini continuassero a nascere a Manfredonia. A quella manifestazione non fummo in tantissimi, io c'era il sindaco di Manfredonia, oggi dimissionario, e pochissimi altri, gli altri erano assenti, eppure difendevamo l'ospedale. E credo che la qualità della vita sia tanto più elevata in una comunità quanto più si possa dare una risposta efficiente ed efficace alla domanda di salute. E se a questa domanda di salute non viene data una risposta, il livello della qualità della vita decresce sensibilmente. È come se questa città fosse annichilita, fosse stordita da altri eventi, fosse ripiegata su se stessa. Io credo che l'ospedale di Manfredonia meritasse in passato e meriti oggi una maggiore difesa, con delle posizioni anche oltranzistiche, anche molto forti. Diversamente saremo destinati con il tempo ad avere poco più di un pronto soccorso e a privarci di un nosocomio che invece è stato un punto di grande riferimento, non solo, attenzione, per la popolazione di Manfredonia, ma anche per quella di Zapponeta, di Monte Sant'Angelo, di Mattinata e persino di Vieste. Qui ci sono delle grandi responsabilità sulle quali o per le quali dovremmo poi, come dire, discutere a lungo. Ecco, Manfredonia avrebbe necessità di difese oltranzistiche in relazione all'ospedale di Manfredonia. Il sindaco si è dimesso, ora d'ora in poi chi è che dovrebbe metterle in atto? Adesso verrà nominato un commissario prefettizio, come la legge vuole, quindi il prefetto provvederà a nominare un commissario e poi si attenderà all'esito delle indagini, degli studi che la commissione di accesso agli atti per verificare queste presunte forme di condizionamento mafioso emetterà. All'esito di queste risultanze il ministero deciderà se sciogliere o meno, o meglio se pronunciare o meno questa declaratoria di condizionamento mafioso, e quindi a quel punto poi verrebbe nominata la terna di commissari che si insiederà nel nostro comune e che gestirà questa fase fino alle prossime elezioni comunali, che potrebbero essere tra 18 e tra 24 mesi. Gian Diego, arriverà il momento in cui ti vedremo a capo di... Eccolo lì il trucco. Esatto, sapevo che c'era la domanda tra poco. No, vabbè, tutti quanti ti vorrebbero sindaco di questa città, insomma. È prematuro adesso. Nella vita tutto è possibile, mai dire mai. Adesso però è prematuro. Adesso è prematuro. Credo che si terranno, suppongo almeno che, viste le scadenze, a voler studiare un po' le tempistiche, credo che si terranno prima le elezioni regionali del 2020, e dobbiamo restituire la regione ad una classe di governo che sia all'altezza delle sfide che si impongono oggi. Poi certo ci interrogheremo seriamente sulle sorti di questo paese, e con me
candidato, con me non candidato, comunque sia ci dovrà essere una nuova classe dirigente, perché questo paese merita di più rispetto a quanto abbia avuto sino ad oggi. E io certamente contribuirò, come sempre ho cercato di fare, a dare il mio sostegno ad una classe dirigente di una delle città più belle della Puglia, che merita di essere riportata ai lustri di un tempo. Benissimo, grazie Gian Diego. Grazie a voi, grazie a te. A presto.